l'estate che piace ci torni ancora. Teo, il gatto di Catteo, è un amico vero. Teo, il gatto di Catteo, è un amico vero. In collaborazione con Buongiorno, siamo qui con tutto il servizio di sorveglianza della spiaggia di Catteo Mare, 700 metri di spiaggia coperti da 5 torrette, abbiamo avuto svariati interventi, tutti quanti andati a buon fine, siamo dotati, ricordo, di ogni torretta dotata di un defibrillatore semiautomatico, e l'abbiamo usato. È stata una buona stagione, tanta gente, il tempo ci ha assistito, noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, come sempre, e speriamo di concludere in bellezza anche questi pochi giorni che ci sono rimasti. Ci vuoi presentare quelli che sono i componenti del team di salvataggio? Certamente, iniziamo alla mia destra, c'è Venturi Luca, vice capo salvataggio, io sono Arcangeli Pietro, capo salvataggio, Cordioli Evelyn, la nostra infermiera al pronto soccorso spiaggia, ho un lapsus dall'Ara Alberto, il nostro turnista, nuovo arrivato, grande salvataggio, sono contentissimo, anche gli altri, Gasperini Ones, salvataggio esperto già da molti anni con noi, e un altro nuovo che ha iniziato quest'anno con noi, nuovo per modo di dire, perché come vedi non è giovanissimo, però ottimo salvataggio anche lui, Iaccarino Ugo. Abbiamo avuto qualche cambiamento quest'anno, sia nel lavoro che nell'organico, come ho appena detto, però siamo contentissimi dei nuovi e anche dei vecchi. Quindi il prossimo anno, 2019, sarete senz'altro di nuovo in pista per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei turisti di Catteo? Sicuramente, come sempre. Io penso che nessuno di noi rinuncerà a questo bel lavoro, perché è un bel lavoro, anche se carico di responsabilità, però saremo di nuovo tutti qui per la sicurezza dei turisti a Catteo Mare. Fate un bel saluto a chi vi sta guardando da casa. Ciao, Catteo Mare. Buon inverno. Diciamo che potrei essere in cabina di regia, così potrebbe sembrare, perché sono veramente negli studi della Catteo Mare Summer Village, Catteo Mare TV, chiamiamo come vogliamo. Quest'anno è nata anche la TV, noi siamo arrivati alla conclusione di un'estate che sembrava così, fossimo in ritardo su tutto quello che dovevamo fare, non voglio poi parlare su questa nuova società che è nata, questa associazione che non è nient'altro che un proseguo di quello che sempre si è fatto Catteo Mare. È cambiato il nome forse, non è più come prima, ci sono sempre più o meno le stesse persone, le persone che cercano e vogliono il bene del nostro paese, di Catteo Mare. Dobbiamo fare un'aggiunta che non è poco, con la presenza dell'amministrazione comunale, con il sindaco e il vice sindaco, di cui io tengo a precisare che voglio ringraziare personalmente, perché sono due persone veramente molto disponibili e ci hanno messo proprio, come si vuol dire, la faccia nel portare avanti questo progetto. Una cosa che è stata veramente piaciuta ai turisti, e questo mi sento di dirlo perché la cosa che mi fa piacere è i turisti che hanno apprezzato ciò che abbiamo fatto, quello che è sempre stato fatto a Catteo Mare. Cosa? Che praticamente chi veniva qui a Catteo Mare trovava le novità che ci dovevano essere con gli animatori. Abbiamo cercato di fare un po' tutto quanto, di riempire la piazza, di fare la zona Rubicone, di fare piazza Romagna Mia, perché Catteo Mare non è solo piazza della Libertà, avevamo tanti punti, abbiamo voluto fare anche delle prove. Quest'altro anno sicuramente, perché già ci stiamo lavorando, faremo delle altre novità e cercheremo di correggere forse quello che si è sbagliato qualche cosa.
I turisti sono la cosa più importante per noi e questo punto mi fa piacere. I turisti sono quelli che ci hanno fatto da termometro e tutti sono stati soddisfatti a partire da tutti i nostri animatori. Avevamo 23 animatori che tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e sono stati veramente bravi. Qui io voglio ringraziare la FIRST, che sarebbe Matteo responsabile, però Stefano Benassa, che è stato il capo animatore, diciamo, quello che tutta l'estate, io l'ho seguito anche parecchio perché ci consultavamo sempre in ogni serata, in ogni giornata, cosa c'era da fare, cosa si poteva correggere. E quindi direi che ho visto dei ragazzi bravissimi, sempre disponibili, sempre gentili con tutti. Quindi se dovessi fare un ringraziamento oggi dovrei farlo a tutti, anche le orchestre che sono venute da noi a Gatteo Mare, a partire da Moreno, Luca Bergamini, poi non voglio elencarli tutti perché poi dimentico qualcheduno, anche perché veramente chi ha scelto la nostra località, chi ha scelto Gatteo Mare, ha scelto una località dove c'era sempre qualche cosa. Quindi io non voglio, Ron è stato qui con noi, e poi ripeto, non voglio citarli perché magari li dimentico, addirittura anche dal Festival di Sanremo sono venuti a trovarci lo Stato Sociale. Quindi vedi, tante cose sono state fatte a Gatteo Mare, però io direi la cosa fondamentale, anche la nascita da dove vi sto parlando, dagli studi della Gatteo Mare TV, una cosa molto piaciuta. E fra l'altro stiamo lavorando anche per, diciamo, noi siamo sempre abituati a fare le cose in grande, anche allargarci un po', vorremmo coprire altre regioni del nord Italia, e quindi sicuramente che i turisti ci possono vedere, così anche in inverno, che noi arriveremo a fare le trasmissioni assieme all'amico Fulvio fino a gennaio, fino a dicembre per il momento, possono vedere ciò che accade a Gatteo Mare, ciò che noi riusciamo a fare a Gatteo Mare in estate, e quindi invogliare il turista che ancora non ha scelto Gatteo Mare. Spero che siano sempre numerosi i turisti che seguono Gatteo Mare, ne sono orgoglioso, e quindi colgo l'occasione per, nel finale, per chiudere dicendo di ringraziare tutti i turisti veramente che sono venuti a Gatteo Mare, perché poi alla fine sì, noi facciamo tante cose, organizziamo tante cose, ma se non vengono i turisti, noi stiamo qui, forse stiamo qui nello studio con Fulvio a fare dei saluti, delle chiacchiere, ma alla fine ci vuole sempre il turista è quella che premia, e se il turista è numeroso, come tuttora che stiamo facendo un po' il punto della situazione, e ancora c'è gente con Gatteo Mare, visto che già verso i primi giorni di settembre ancora non si trovavano le camere nei nostri alberghi perché era tutto pieno, questo veramente ci ha premiato. Io vi ringrazio con la promessa che se c'è stato qualche cosa che non ha funzionato cercheremo di carpire ciò che ci è stato suggerito e andremo a andare a correggere con le novità che sicuramente noi porteremo per la stagione 2019. Vi saluto tutti quanti, vi abbraccio a nome e vi ringrazio anche da parte di tutto il mio CDA. Ciao! Grazie Massimo, devo dire grazie Presidente, perché Massimo Bondi, come tutti sanno, è il Presidente della nostra associazione. Dico nostra associazione perché è un po' la novità di quest'anno, di quella, la novità che ha caratterizzato quest'estate 2018, che ha, ad alti e bassi comunque ha dato vita, diciamo così, a dei risultati sicuramente apprezzabili. E per noi è stata un'esperienza probabilmente indimenticabile dal punto di vista della passione, della partecipazione. Sia io sia il vice sindaco Roberto Pari siamo stati i componenti dell'amministrazione comunale che hanno partecipato a questa nuova associazione, ossia la Gatteo Mare Summer Village, che ha così avuto l'onore di essere un po' il contenitore di tutto quello che è l'organizzazione dell'intrattenimento, del divertimento e della promozione, diciamo, della nostra località.
Quest'anno è stato un anno un po' particolare, siamo partiti, come ha ricordato il Presidente, a ridosso della stagione e quindi diciamo che a volte il presto e bene non stanno bene insieme. E ci sono molte cose che si possono migliorare, abbiamo avuto tanti spunti positivi. Molte delle innovazioni sono state accolte, diciamo così, col parere favorevole e dei turisti e degli operatori. Ci sono cose da correggere sicuramente, da correggere il tiro, da migliorare, e avremo il piacere di farlo. Diciamo che in questo primo bilancio di chiusura d'estate, così sommario, che magari possiamo fare sia io che il Presidente, possiamo dire che nel complesso, almeno io condivido, sia stata un'estate soddisfacente. Poi però il vero bilancio lo farà il Consiglio quando riuniranno tutti gli associati, dove potremo raccogliere bene quelle che sono le loro sensazioni, le loro istanze e, perché no, le loro proposte di iniziative da mettere in corso nell'anno prossimo. Quello che sicuramente mi è piaciuto tanto è stato la passione con cui il nostro CDA ha portato avanti ogni tipo di decisione, dalla più semplice alla più complessa, è stata frutto di discussione, nessuno mai ha deciso per gli altri, e questo in un organo collegiale a volte segna un po' il passo e la differenza. Devo dire la verità, su questo sono molto soddisfatto e spero anche che il coinvolgimento sempre diretto di tutti gli operatori abbia dato modo loro di poter significare quelle che erano magari le critiche, come a volte i complimenti, per le decisioni prese e le istanze portate avanti. I contenuti sono stati tanti le innovazioni che hanno caratterizzato l'animazione, alcune di gradimento, altre forse un po' dispersive, però sono convinto che alla fine siano venuti fuori degli spunti che ci possono permettere di programmare e predisporre un'estate 2019 sotto il miglior auspicio. Miglior auspicio che sarà sicuramente sostenuto da un'attività di programmazione assieme ad APT e agli enti sovracomunali, che potranno dare delle soddisfazioni particolari alla nostra piccola località, che non dimentichiamo è una località che si dispone di un territorio di 800 metri per 400 metri di profondità, ma che si fa sentire, si fa apprezzare, diciamo così, anche a livello nazionale. Dico a livello nazionale, poi soprattutto quest'anno, dove una delle innovazioni su tutte è proprio questo strumento, ossia la televisione. Gatteomare si è potuta fregiare, grazie al contributo di tutti gli operatori, di tutti gli associati, della Gatteomare TV, che è un prodotto che permette di far vivere a chi è stato qui, a chi non lo è stato, da casa, quelle che sono le emozioni e il cuore pulsante della Gatteomare Summer Village, ossia di come sia bello poter passare le vacanze qui nella nostra località. Le innovazioni ce ne saranno altre, quest'altro anno avremo un grande centro estivo per i ragazzi, che potrà raccogliere anche il famoso baby parking a ore, come il centro estivo stagionale, dove ci sarà del personale qualificato che potrà occuparsi dei nostri piccoli ospiti o dei giovani residenti, perché noi non confondiamo mai, anzi vorremmo proprio creare questo connubio sempre più forte tra residenti del comune di Gatteo e ospiti. Tutti e due, entrambi, devono avere le stesse possibilità e le stesse opportunità. Le agevolazioni di queste due tipologie di ospiti saranno, diciamo così, ben snocciolate nel programma futuro, però ecco, il nostro obiettivo è quello di fondere insieme i cittadini del comune di Gatteo con gli ospiti della nostra località, perché per noi non ci sono due paesi a due velocità, il comune è solo uno e deve proseguire tutto insieme per lo sviluppo e l'economia di questo territorio, che poi è quello che mantiene alto, diciamo, il tenore di vita dei nostri compaesani. Quindi questo credo sia così, come primo sondaggio di una valutazione di quest'estate, per noi molto positiva. Ripeto, con tanto da correggere, tanto da fare, ma sicuramente molto positiva. Chi fa sbaglia, ma chi non fa non migliora, ma non sbaglia nemmeno. Ciao a tutti.
tempo. Dove la mamma mia ho lasciato. Non ti vorrei scordare, casetta mia. In quella notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Voglio sentirmi cantare tutti, vai Gatteo! Sento la nostalgia di un passato, come la mamma mia ho lasciato. Stellata la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Pasado, donde a la madre mía yo era dejado. No te podía olvidar, mi casita mía. En esta noche estrellada, mi serenata te cantaré. Sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella a Galleo mare. Romagna, Romagna mia, lontana da te.
tengo una scarpa verde, è verde come il tuo ombrello. Io tengo una scarpa verde che si intona questo e quello. Io tengo una scarpa verde e mi sposo il tuo fratello. Oh, yo, 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 yo. E fai l'analista di calcio mercato, il mio agricoltore, il toy boy, il fratello. E fai il santone, il motivatore, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Ma battiamo. Perché non te ne vai una vita in vacanza? Buongiorno, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri telespettatori e a tutte le persone che ci stanno seguendo tramite la diretta Facebook. Siamo in diretta con le telecamere di Gatteo Mare TV, siamo al mitico bagno Alvaro di Gatteo Mare. Oggi inizia una settimana importante per l'ospitalità di questo paese, inizia la settimana del liscio. Qui è tutto pronto, vicino a noi l'orchestra di Moreno il Biondo che sta preparando gli strumenti. Sono qui dall'alba questa mattina per mettere a punto
tutte le attrezzature, tutti gli strumenti, ci sarà un grandissimo concerto, ci saranno tanti appuntamenti, come dicevo, quindi con questa mattinata parte ufficialmente la settimana del Liscio di Gatteo Mare. Ma non solo, tanti appuntamenti e tante dirette che vi accompagneranno in queste prime mattinate d'estate. Saremo in diretta tutti i giorni dai bagni di Gatteo Mare, quindi conosceremo anche le realtà storiche dell'ospitalità di questo straordinario paese. Conosceremo la realtà del Gatteo Mare Summer Village, che da quest'anno, portando avanti una tradizione che ha ben 10 anni di storia, ha rinnovato la propria attività appunto con la costituzione di una nuova associazione, il Gatteo Mare Summer Village, a cui partecipano esponenti dell'amministrazione comunale, dell'associazione albergatori, l'associazione commercianti e ovviamente la cooperativa Bagnini. Presidente del Gatteo Mare Summer Village è Massimo Bondi, del mitico Bagno Massimo, dove si concluderà questa settimana, di diretta televisiva dai bagni di Gatteo. Ma come dicevo, ci troviamo qui nel Bagno Alvaro, uno dei bagni storici. Guardate quante persone ci stanno già osservando, sono già pronti per ascoltare la diretta, per ascoltare il primo concerto dell'orchestra di Moreno il Biondo. Siamo tutti pronti. Il nostro operatore sta inquadrando le persone che già affollano il bagno. Come potete vedere, ci sono anche tutti gli animatori del Gatteo Mare Summer Village, tutti con le nuove divise, le nuove magliette, come quella che sto indossando io, quindi li potete riconoscere facilmente girando per il paese, girando per le spiagge. Saranno il vostro punto di riferimento per il divertimento di tutta questa estate a Gatteo. La musica comincia a partire, le persone sono caldissime, sono pronte. Sicuramente avremo una intensa mattinata di spettacolo, perché Moreno il Biondo è sempre un successo, sempre una garanzia. Ci sono qui tutti i suoi fans, tutte le persone che sono venute per ascoltare lui, per partecipare alla nostra diretta televisiva. Eccole qui, il nostro mitico operatore sta inquadrando l'orchestra, pronta per gli ultimi preparativi, gli ultimi ritocchi. Moreno addirittura con 2 paia di occhiali, non ci facciamo mancare assolutamente nulla. Vogliamo sentire un po' anche le persone che sono arrivate qui e che vogliono così godersi con noi questa giornata di festa, questi momenti di festa. Allora, intanto abbiamo qui il nostro grandissimo Gigi, eccolo, un ospite fisso, una presenza immancabile. Tu dai, raccontami qualcosa tu di Moreno il Biondo e della sua orchestra, perché sicuramente sai tutto. Moreno il Biondo, sì, è una grande orchestra e devo dire che sì, fa ottima musica e non solo, hanno molte cose da fare. Ci siamo, perfetto. Bene, siamo pronti anche per tutti questi. Benvenuti al Bagno Alvaro. Fate un applauso forte, fortissimo. Oh, bene alzati anche dal terrazzo, insomma. Abbiamo veramente delle visioni bellissime di gente in festa, di gente che ha voglia col sorriso di stare insieme a noi in questa prima giornata di, come dire, 2018 Gatteo Mare Summer Village del Bagno Alvaro. Anzi, faccio subito una cosa perché altrimenti am scord, perché la testa è quella. Saluto la signora più bionda della giornata che vedo al centro, all'ingresso del bagno. Del Bagno Alvaro, l'Hotel Splendid, salutiamo l'Hotel Splendid e tutta la sua gente, perché soprattutto ci ha dato la possibilità di ospitare il maestro Franco Bagutti, che noi salutiamo, che dopo verrà anche qua, mi sa, Fulvio, vero? Abbiamo accattato uno dei più grandi esponenti, anzi, il più grande esponente della Via Emilia, lato Piacenza, diciamo, della musica da ballo, perché questa estate 2018 a Gatteo Mare significa musica soprattutto della Via Emilia, un tragitto che vede dai cantanti pop, dai cantanti folk, dalle orchestre alla Filuzzi, dalle orchestre reggiane, parmigiane, piacentine, bolognesi, romagnole, insomma un percorso fatto di note e di festa, perché quando si parte, insomma, partiamo, facciamo un esempio, da Piacenza la direzione dritto per dritto, ti ritrovi come minimo a Gatteo Mare, poi magari vai anche in altre località, perché è giusto, cioè non è che posso stare tutti qua, no? Beh, c'è posto per la riviera, è bella tutta, però se fate un dritto per dritto arrivate a Gatteo Mare. Detto questo, vorrei collaudare la sigla in maniera informale, la facciamo cioè ho dimenticato gli occhiali a casa, allora
c'è mio cugino che fa il patac e mi dice: vuoi un 2 gradi? C'ho un 2 gradi. No, qua, ascolta, la vorrei... giornata. Tutti presenti, oh, va bene. Oh, hai visto che c'è anche Mirko e la Sandra delle Sirene Danzanti? Sono ancora in. Falli inquadrali. Sono, non si vogliono far inquadrare, ma inquadrali. Con i ragazzi che non conosco i nomi, però. Alberto e Nico. E Mico. E Micol. Micol. Bel nome. No, Micol. Non sono dell'Inter, però. No, si vede. Ah, ma là, andiamo avanti. Allora, ascolta, posso cantare con questo? Sì, cugino, sì. Sì, perfetto. Inquadra il cugino. Facciamo un applauso a Luca cugino. Pergamini e a tutta la sua orchestra. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Allora, Luca sarà la colonna sonora portante della settimana del Liscio 2018, quindi io lo ringrazio perché veramente è stato un grande sacrificio. Anch'io ho fatto l'alba stamattina, però tu, insomma, la strumentazione da allestire, quindi con tuoi ragazzi non avete orario. Ma per Gatteo questo è altro, anche i ragazzi sono tutti felici di essere qua per questa bene, settimana. Bene, allora Takem, Nino 3, Walter D'Angelo che insomma è l'intruso. Infatti anche la maglia diversa da noi, perché abbiamo detto sì, no, ma c'è anche gli altri due, ma perché loro sono due diversi, loro sono tre diversi, abbiamo fatto il trio diverso. Va bene, ok, sono le maglie ufficiali del Gatteo Mare Summer Village 2018. Possiamo fare un invito a tutti coloro che ci stanno guardando? Andate sulla pagina Facebook di Gatteo Mare TV, sulla mia di Fulvio Bertolini o quella di Moreno Conficoni. Condividete i video, perché siamo già in diretta su i social, quindi condividete, vogliamo miliardi di visualizzazioni. Detto questo, ne approfitto per dire un'ultima cosa e poi partiamo. Entreremo in diretta invece sulle TV via, come si dice, TV digitali, quindi canale 110, informiamo, canale 110 per l'Emilia Romagna, 19 per le Marche, 606 per il Friuli. E poi per Tombola. Il momento ci fermiamo qui, poi se c'è qualche altra che... Sabato, la notte del Liscio, abbiamo la diretta europea in chiaro su Sky e... i numeri li daremo quando è ora, basta quelli che abbiamo dato adesso e quelli che daremo ancora in questo momento. Quindi faremo due sigle, questa è quella per i social e l'altra è quella per gli altri, insomma, oltre i social, andiamo oltre i social, va bene, per tutte le TV. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Teo, il gatto di Gatteo, da sedia.